Manuela Donghi, benvenuta, visto con i tuoi occhi. Siamo qua a parlare di un libro perché ti conoscono per la televisione, ti conoscono per la radio, ma scrivi. Scrivo sì, visto con i tuoi occhi. Beh, non potrebbe essere altrimenti, lo vedete bello dietro, grazie per la possibilità. Peraltro siamo nel mese giusto, poi spero che comunque questa intervista si continui a vedere perché su internet sta 100.000 anni. È molto sentito sempre, però settembre è il mese dell'Alzheimer, il 21 settembre sì. È la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer e io parlo proprio di questa malattia nel libro che è uscito l'anno scorso, però ai noi è sempre attuale. Dico ai noi perché non sarebbe più attuale questo mio libro se si trovasse una cura a questa malattia che è stata scoperta nel 1906, che però purtroppo per la quale si brancola ancora nel buio. Comunque, visto con i tuoi occhi, perché ho parlato di Alzheimer? È un romanzo e non è un trattato scientifico, anche perché io sono una giornalista, quindi non sono un medico, perché ho avuto la nonna che è stata ammalata di Alzheimer per 20 anni, tantissimi. Caspita. Tantissimi. Immaginatevi, per chi non conosce la malattia, che un malato di Alzheimer di solito vive dai 5-8 anni fino ad arrivare a 20, quindi 20 è proprio il massimo degli anni in cui purtroppo appunto si può sviluppare questa malattia, e la mia nonna l'ha avuta per tutto questo tempo. Ho deciso a posteriori, quando lei purtroppo è scomparsa, di scriverlo perché in qualche modo volevo far capire che cosa significasse vivere con il morbo di Alzheimer. Io ero molto giovane quando lei si è ammalata, ero un'adolescente, la protagonista del mio romanzo è infatti un'adolescente. Questa è un po' la particolarità, è lei, questa ragazza, che frequenta una casa di riposo, è ambientato tutto lì il romanzo e comincia a capire che cosa significhi avere l'Alzheimer, perché viene a conoscenza della malattia attraverso persone che ce l'hanno. Quindi si vedono attimi di smarrimento in cui questa ragazza non capisce che cosa succede a queste persone, per poi piano piano prendere un po' più forma a tutto quello che è la patologia, insomma. Questo è una malattia difficile da accettare per chi sta intorno, perché non essere più riconosciuti da una persona che ti è tanto cara è difficile. Infatti io ho iniziato proprio dicendo che mi auguro che presto questo romanzo non abbia più senso di esistere, perché significa che è stata trovata una cura. La cura, quando si parla di Alzheimer, è a 360 gradi, sia ovviamente quella più scientifica, no, per cercare di debellare il morbo, ma la cura comprende anche proprio coloro che stanno intorno al malato, perché sono quelli che soffrono, anzi, azzardo, che non è un azzardo ma è la realtà, sono solo quelli che stanno intorno al malato che soffrono. Il malato non è più cosciente di questa cosa. Vi porto un esempio: mia nonna ha sorriso fino alla fine. Lei ovviamente viveva nel suo mondo, non ci riconosceva più, però lei era serena, stava bene finché proprio, vabbè, poi è arrivata all'ultimo, ma quello succede per tutte le malattie. E invece è stata più la sua famiglia, mia mamma in primis, che era sua figlia, a proprio soffrire per questo, perché immaginatevi da un giorno con l'altro capire che vostra mamma, vostro marito, vostra moglie, eccetera, eccetera, non capisce neanche più chi siete. E questo non capire più chi siete porta il malato di Alzheimer a avere anche degli atteggiamenti aggressivi e di avversione nei confronti della persona, quindi non è solo un non riconoscere più, ma anche trattare la persona che magari si è amato fino al giorno prima come un nemico. Questo è devastante. Questo perché si sente invaso da un eccesso di affetto di una persona che per lui è uno sconosciuto. Sì, dice, cosa vuole questo? Bravo, ci si sente prigionieri. Quando mia nonna stava a casa nostra, perché per un po' è stata a casa nostra prima di andare poi con una badante, prima di essere ricoverata in una struttura, voleva sempre uscire, scappare, picchiava sulla porta che era chiusa, ovviamente dicendo aiutatemi perché mi tengono prigionieri, ma in quel momento lei non collegava più che io fossi sua nipote, mia mamma fosse sua figlia, eccetera eccetera. Pensava che qualcuno di strano la stesse tenendo rinchiusa per chissà quale motivo, quindi insomma, e tutti i giorni poi sono uguali, identici, ogni ora, ogni minuto, scandito dalle stesse cose, quindi è una cosa veramente terribile, insomma. Come ti è venuto in mente di scrivere il libro, nel senso che è una cosa che hai portato dietro tanti anni, quando si è accesa la lucettina, ma la racconto e la fermo in un libro? Allora, io ho sempre avuto il desiderio di scrivere un libro e ho iniziato, ormai parliamo di 4 anni fa, perché ci ho messo molto per scriverlo, questo romanzo. Tutt'altro, avevo iniziato a scrivere tutt'altro. E la famosa lampadina che si è accesa una domenica mattina, io mi sono svegliata e non so se io abbia sognato qualcosa, se non lo so. Ma mi sono svegliata proprio con il titolo in testa, visto con i tuoi occhi, e il titolo comprendeva anche l'argomento, cioè l'Alzheimer, e soprattutto raccontare quello che succede in una casa di riposo
con dei malati di Alzheimer. E da lì ho pre ha preso il via la mia scrittura, che però è stata abbastanza travagliata, perché in realtà per me è stato difficile, evidentemente perché era qualcosa che avevo provato in prima persona. Sembra paradossale, perché di solito si può pensare che se si è stati protagonista di un vissuto, insomma, in qualche modo sia più semplice scriverlo, riportarlo sulla carta. Invece per me è stato il No, perché contrario. ti tocca Sì. profondamente. E a volte mi chiedevo anche se, mentre io scrivo qualcosa, mi dicevo, ma lo sto rendendo per com'è davvero? Cioè, avevo tutti questi dubbi, quindi ci ho messo un po', però poi alla fine avevo, comunque nella mia testa è sempre stato ben chiaro dove volevo arrivare, questo sì. Di chi sono questi occhi? Allora, non svelo troppo No, non spoileriamo, come si dice perché oggi. poi, come tutti i romanzi che si rispettino, c'è Colpo un di colpo di scena. scena. Allora, gli occhi intanto sono il simbolo, io lo definisco il simbolo dell'Alzheimer, non è che sono, perché? Perché l'occhio, gli occhi di una persona malata di Alzheimer si trasformano. Piano piano, quando la malattia prende il sopravvento, cominciano ad avere una sorta di patina davanti, diventano più appannati, più offuscati, forse perché diventano gli occhi di una persona che non riesce più a riconoscere la realtà che gli gira intorno, o che comunque vive in un'altra realtà. Visto con i tuoi occhi, sono gli occhi della ragazzina, che è la protagonista del romanzo, che va tutti i giorni in questa casa di riposo. La particolarità è che lei decide di sua spontanea volontà di andare, non ha parenti, infatti non sono io la ragazzina del romanzo. Vi accorgerete subito se avrete voglia di leggerlo, perché lei dice subito: io non ho parenti all'interno della struttura, ma ci vado lo stesso, non so perché mi sento di farlo. Quindi i suoi occhi che vedono l'Alzheimer da un punto di vista di una ragazza molto giovane che ha 16 anni. Gli occhi delle persone che sono ricoverate all'interno della casa di riposo, gli occhi dei parenti, perché io parlo anche della difficoltà di alcuni parenti di queste persone nel vivere la malattia. E poi, se vogliamo, anche gli occhi delle persone che ci lavorano all'interno. Io racconto di alcune infermiere, alcune più brave, alcune meno brave. Sono tutti personaggi inventati, attenzione, questo ci tengo a precisarlo, perché il romanzo è ambientato nella struttura dove mia nonna realmente è stata, dove noi ci siamo trovati benissimo, quindi non sono persone che vivono realmente, però insomma, ovviamente è un romanzo, quindi ho cercato di renderlo anche più affascinante. Sono gli occhi un po' di tutti, e tutti quelli che vedono e hanno a che fare con questa malattia, però sul finale si scoprirà di chi sono poi in realtà questi occhi. Senti, con l'avanzare del progresso, l'età media umana è salita di molto e quindi è aumentato di molto il problema di incrociare questa malattia. Probabilmente in passato, più che non l'avessero studiato, che ce n'erano talmente pochi che arrivavano agli 80 e rotti anni. Quindi per certi aspetti il progresso non è per forza così positivo sempre. E infatti in questo caso l'invecchiamento della popolazione è purtroppo un aggravante, perché attualmente ci sono, questi sono dati Censis, 600.000 persone che soffrono di Alzheimer in Italia. Purtroppo questi dati sono destinati a aumentare, proprio perché per fortuna viviamo tutti più a lungo, però queste patologie si sviluppano di più. E il fatto di non aver trovato ancora una cura preoccupa molto, anche se vogliamo, gli esperti, perché non sanno da che parte girarsi. Si è messo addirittura in dubbio che tutte le ricerche fatte fino ad oggi, che sembrerebbero aver portato dei risultati, non siano in realtà sufficienti, o comunque che siano sbagliate. E quindi in questo caso sì, il progresso è controproducente. Diciamo che però il progresso, perché io voglio essere anche un po' ottimista, questo romanzo vuole accendere una speranza, no? Nei confronti di chi soffre di Alzheimer e di chi ha parenti che soffrono di Alzheimer, si sta giocando molto sulla prevenzione. Fortunatamente il fatto di poter studiare il fenomeno più a lungo termine dà anche modo di capire cosa si può fare per prevenire. Quindi si spera che tra qualche anno si possa capire esattamente chi è soggetto ad avere l'Alzheimer, quindi con una diagnosi precoce, e non so, se io un domani scoprirò di essere predisposta all'Alzheimer, potrò eventualmente prendere dei medicinali o comunque una cura Diciamo un che paracadute. può bloccare, perché curarla ancora non si può. Diciamo che si sta lavorando per bloccarla. Io mi auguro che questo possa avvenire, insomma, in tempi rapidi. Senti, com'è scrivere per una che fondamentalmente di formazione è una giornalista? Quindi è più da fatti, un po' meno da opinioni e un po' meno da colore, cioè nel senso che di solito anzi si cerca di asciugare per non essere troppo invasivi. Com'è invece trovarsi d'altra parte e dire, vabbè, ma adesso posso scrivere quello che voglio? Questa è una bella domanda, perché noi di solito, almeno il mio concetto di giornalismo, è proprio questo, no? Attenersi ai fatti, Un po' anche se all'inglese, insomma, come si dovrebbe fare? esatto, anglosassone. Infatti mi dicono tutti che io sono una
giornalista molto stile anglosassone, come si dovrebbe fare anche se poi oggi la professione di giornalista è un po' cambiata, però vabbè, poi ciascuno fa il suo. No, io ho sempre avuto due grandissimi sogni, quello di diventare giornalista e quello di scrivere, di diventare una scrittrice. Sono sempre stata molto fantasiosa, nonostante poi con la professione da giornalista ho dovuto in qualche modo ridimensionarmi. Ho sempre creato, sempre scritto. Quindi in realtà penso che io abbia queste due anime, no? Quella più didascalica, più precisa, più rigorosa, che non deve uscire dal seminato, l'altra invece che può sbizzarrirsi, forse riesco a compensarli bene in questo modo, insomma. Quindi per me non è stato poi così difficile, però il primo libro, questo visto con i tuoi occhi, mi ha lasciato, ho detto, caspita, è veramente difficile scrivere un libro. Non che io pensassi fosse facile, però siccome nella nostra testa, soprattutto di noi che scriviamo, insomma, abbiamo sempre tantissime cose, nel momento in cui mi sedevo al computer, niente, vuoto, tabula rasa e non Dice, ma scrivevo come lo scrivono niente. tutti oggi un libro? Ma perché non mi esce bene? Esatto. Siccome adesso io ne sto scrivendo un altro di libro, la butto lì, però poi vabbè, è tutto da vedere, è stato un po' più semplice, non so se è perché, non lo so, non so se. Avevi rotto il ghiaccio, insomma. Sì, probabilmente. Quali sono i tuoi punti di riferimento umani? Nel senso, una volta che avevi questo libro in mano, a chi l'hai fatto leggere per dire: senti, ma è una stupidata o c'è qualcosa? Di chi ti Una fidi? bella domanda, leggete qui a chi l'ho fatto leggere Beh, per insomma, Federico primo. Buffa, insomma, Federico diciamo. Buffa, che poi mi ha scritto la prefazione, velocemente vi spiego, Federico Buffa, siamo amici da tantissimo tempo. Chi lo conosce dirà cosa c'entra Federico Buffa con l'Alzheimer? C'entra perché sua mamma ha avuto l'Alzheimer, al di là di essere un grandissimo professionista, un grande giornalista. Ma io non lo sapevo, nonostante io e lui ci conosciamo da anni, io una sera, siccome lui mi ha sempre fatto un po' da mentore, ci troviamo poche volte all'anno perché lui è sempre in giro, ma ci ritagliamo magari una cena ogni 6 mesi, avevo scritto, finito di scrivere finalmente, visto con i tuoi occhi, e dico a lui, Fede, io ho scritto un libro, Cosa ne vorrei pensi? fartelo leggere. E lui mi dice di cosa parla. Io guarda, una cosa un po' particolare di Alzheimer, vedo che lui si blocca e dice: ma come mai hai scritto di Alzheimer? Io gli ho raccontato e lui mi dice: guarda che mia mamma ha avuto l'Alzheimer e io collaboro con questa associazione, Amici del Centro Dino Ferrari, che aiuta la ricerca per l'Alzheimer. E da lì è nato tutto. Infatti parte del ricavato del libro è devoluto a questa associazione, mi ha messo in contatto lui con loro, l'hanno letto, insomma Federico è stato il primo a leggerlo e dopo una settimana mi ha chiamata subito per dirmi: guarda che secondo me è un libro molto molto intenso, molto toccante, sono sicuro che piacerà anche all'associazione. I secondi a leggerlo sono stati proprio i responsabili dell'associazione che hanno dato il loro benestare e poi mi sono decisa a farlo leggere a un editore che è stato lo scoglio più. Ecco, io avevo proprio il terrore, ho detto sì, io l'ho scritto, lo deve leggere qualcun altro, altrimenti insomma me lo tengo io a casa. E quella è la parte più difficile, però è anche molto, molto bello, puoi sentirsi dire bene, lo pubblichiamo. Insomma, è stato un sogno che si è avverato per me. Senti, l'incontro con le persone, tu hai fatto diverse presentazioni, sono andate tutte molto bene, tanta gente, c'è molto interesse, chiaramente perché è una questione che viene molto sentita, ma com'è stato l'interfacciarsi con le persone in una maniera così diversa? Perché Sì, tu ne incontri quante per lavoro? tantissime, tantissime in modo diverso, perché ovviamente il libro parla di Alzheimer, quindi è già una cosa ben specifica. E devo dire che è stata una bellissima esperienza quella di andare in giro con il mio libro, perché ne ho fatte veramente tante, anche perché appunto essendo sull'Alzheimer, anche quest'anno per esempio, soprattutto nel mese di settembre, ne ho molte, ma comunque ne ho altre programmate. Sono state tutte diverse tra di loro, tutte molto emozionanti perché molte, per esempio, sono state fatte nelle case di riposo con persone che anche soffrivano di Alzheimer o comunque persone anziane, con responsabili di associazioni Alzheimer, molti parenti di persone che soffrivano di Alzheimer. Spesso sono venuti da me per, insomma, anche con le lacrime agli occhi. È stato, diciamo che è stato umanamente molto importante quello che ho fatto attraverso queste presentazioni. Io poi non nascondo che sono una persona che dà la lacrima facile quando viene a contatto con persone che comunque soffrono. E quindi insomma, tornavo a casa la sera, il pomeriggio e rimanevo per un paio d'ore, un pochino così, insomma. Però questo mi ha dato la forza di continuare, di cercare di, a modo mio, nel mio piccolo, di divulgare questo libro perché, non so, mi sono resa conto che a modo mio ho potuto aiutare delle persone, ecco.
solo leggendo ovviamente, perché poi purtroppo ci vorrebbe molto altro per far sì che queste persone soffrissero meno, insomma, però poi ci sono passata anch'io perché anch'io ho sofferto con mia nonna, quindi forse è questo che ci ha anche avvicinati, no, strada facendo. Senti, tu quotidianamente hai a che fare con cose, tra virgolette, meno nobili, la politica, eccetera. Quanto ti poni il pensiero di riuscire a essere incoraggiante? Perché a parlare di politica, di quotidianità, spesso verrebbe l'esatto contrario, verrebbe voglia essere più disfattisti. Quanto riesci a combattere con questa normale tendenza al disfattismo che abbiamo tutti quanti Ma italiani? sai, io di mio ho che sono ottimista al 100% di carattere. A volte mi chiedo anch'io come faccio, perché appunto quando succedono delle cose che ti fanno dire, beh, come si fa a essere ottimista adesso? Io riesco sempre a trovare comunque un lato positivo. Carattere, non è niente di più che questo. E quindi anche con la politica, anche quando tutti, soprattutto quando conduco le trasmissioni, mi dicono: ma no, sono tutti così, sapete, no, cosa si dice dei politici? Io invece non so, riesco a trasmettere lo stesso un po' di serenità anche laddove non c'è. Poi, vabbè, quando devo dire le cose, quando anch'io ne ho fin sopra i capelli, non le mando a dire. In modo bonario ho avuto anche, così mi sono pizzicata con, non so, ospiti politici che a mio parere esageravano nelle loro esternazioni, però sempre in modo pacifico, diciamo che è carattere, dai, spero che questo ottimismo mi rimanga, che rimanga, insomma, di non cambiare carattere da questo punto di vista. Senti, hai mai avuto l'impressione nella tua carriera, che essere una bella ragazza fosse in realtà un problema, cioè di essere molto sottovalutata per lo stereotipo? È bionda e bella, quindi, invece quando si ha a che fare una donna intelligente si dovrebbe andare un po' oltre. Ma capitano ancora queste cose? Sì, guarda, allora qui si potrebbero aprire mille parentesi. Sicuramente le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni, per fortuna che nel 2017 possiamo dire che, insomma, un po' più di, come dire, uguaglianza c'è nel valutare le persone, no? Però, superficialmente si potrebbe pensare, beh, sei bella, sei bionda, sei alta, sei... hai tutte le porte aperte. Da un punto di vista è vero, nel senso che, soprattutto se parliamo di televisione, di immagine, è chiaro che se si ha anche l'aspetto fisico, Aiuta. aiuta. Dall'altra parte, però, attenzione, perché nel momento in cui non si hanno più 20 anni, dove inevitabilmente si punta di più sull'aspetto fisico, diciamolo, perché quando io avevo 20 anni, magari mi bastava di più, no, far vedere che ero carina. Lì si rischia però di capire, quando c'è un interlocutore, che la prima cosa che notano, e soprattutto l'unica cosa che notano, senza approfondire, senza andare oltre, è proprio l'aspetto fisico, cosa che invece, adesso che non ho più 20 anni, insomma, mi irrigidisce un attimino. O comunque che non ti prendono sul serio come un uomo, questo capita, soprattutto se sei bella, no? Pensano sempre che comunque tu abbia fatto strada, abbia fatto carriera, sia lì in televisione, perché tutto sommato, appunto, sei piacevole da guardare e punto. No, questo lo noto ancora, purtroppo. Non è una cosa palese, non è che te lo vengono a dire, non è chiaro, però io ormai Viviamo capisco. in una società che è molto No, ma filocastrata. poi si capisce, io lo capisco, faccio finta di niente, faccio buon viso, cattivo gioco, però insomma. Ma qui è anche un po' parte di responsabilità di tante donne che invece magari se ne approfittano un Sì. po'. È responsabilità di tutti. Io dico sempre una cosa: quando si parlano di tematiche che riguardano l'uguaglianza uomo-donna, molti mi dicono: ma le tematiche prettamente che riguardano l'uguaglianza uomo-donna devono essere portate avanti dalle donne. Dico no. Intanto perché appunto molto spesso sono anche le donne che fanno peggio e che quindi si tirano la mazza sui piedi da sole. Secondo, perché è responsabilità di tutti, è responsabilità della società di cui fanno parte uomini e donne. Se oggi le donne purtroppo ancora hanno degli atteggiamenti sbagliati e non riescono a portare avanti delle battaglie, è colpa di una società che fino a qualche anno fa è stata prettamente maschilista. Questo non è che lo sto dicendo io, lo sappiamo tutti. Quindi passi avanti se ne sono fatti, ma oggi nel 2017 tutti noi dobbiamo lavorare insieme. E l'evoluzione parte proprio da quello che mi dicevi tu poco fa, dall'atteggiamento che molto spesso si nota ancora nei confronti di donne che lavorano e che sono magari anche belle. Cioè, lo si nota proprio, io non lo so, quell'atteggiamento non dovrebbe neanche più esserci, altrimenti una donna, come posso essere io, sa di lottare contro i mulini a vento. Io dico, perché? Come faccio io da sola a portare avanti le mie battaglie se poi tanto so che arrivo?
bene che vada, penseranno, vabbè, dai, questa comunque tutto sommato è abbastanza intelligente, prendiamola. No, questo non deve più Abbastanza. esserci, però il problema è che succede ancora. Ora, tornando al discorso dell'ottimismo, io credo che tanto queste cose si supereranno, non Speriamo. credo, e credo che molti le abbiano già superate, però. Speriamo anche perché qualche settimana fa Grasso sul Corriere ha criticato un'amica, che è la Sabrina Gandolfi, dicendo che è troppo allegra. Cioè, in televisione è una ragazza, è bella, è intelligente. Io la conosco da tanti anni, ha fatto una gavetta che l'ha portata a fare la giornalista sportiva, ma è stata criticata perché è allegra. Cioè, non Se un so. uomo è allegro, cosa si dice? Che è troppo allegro che va bene? Va benissimo, benissimo. Appunto. Però capito, è bella, è intelligente, è troppo allegra. Appunto. Quello è il Sorride troppo, è discorso. troppo gioiosa. Ma Ma guarda, io senza dire chi, perché si dice il peccato non il peccatore, io l'ho già ho fatto. provato a sentire. No, no, vabbè, ma lì è più Mi un uomo, prendo la infatti. responsabilità Questa è di una mia criticare esperienza Grasso. personale, ma niente di grave. Sicuramente a molte sarà successo anche peggio, ma mi è stata tolta tempo fa qualche anno fa una conduzione di una trasmissione, non perché non andassi bene, ma perché hanno preferito mettere alla conduzione un uomo dicendo che l'uomo era più autorevole nel condurre una trasmissione. Avrei preferito, e questo ci sarebbe stato, che mi dicesse: guarda, mi piace di più la Sì, magari conduzione lo troviamo sulla. più competente su certe cose, ci può anche Ma stare, non per più carità. autorevole. Certo. Ora, io non so se chi l'ha detto sta guardando, lo sto dicendo senza Però cattiveria, diciamo che ha detto una stupidata. fa niente, però, no, però questo fa capire come ancora siamo chiusi molto spesso nella mentalità quando si ha a che fare con il lavoro, Anche capito? perché ancora oggi, a parità di posizione lavorativa, una donna guadagna molto Certo, meno. Parliamo anche di 20, 30, 40% meno. Valutando i risultati non dovrebbe essere, no, cioè non dovrebbe ne essere devi così. valutare il E risultato. speriamo tutti insieme. Te l'ho detto, è una battaglia sociale, non femminile. Perché spesso diciamo, ecco le solite femministe. Io non. Perché dobbiamo dire che chi porta avanti tematiche femminili sono femministe? No, tutti dovrebbero. Non ci dovrebbe neanche essere distinzione di colore. Bisogna parificare, pareggiare lo stipendio uomo-donna. Non lo devono fare solo le donne, tutti, perché non è giusto, perché sul lavoro bisogna valutare il merito. Ma in Italia non so quanto si valuti il merito, però. Senti, rimanendo nel tema di comunicazione, visto che poi è il nostro mestiere, io sto facendo una grossa battaglia contro le fake news, eccetera. Quanto secondo te di responsabilità c'è anche dei giornalisti nel fatto che vengano pubblicate delle cose anche da testate autorevoli, cioè prendono di quelle bufale veramente pazzesche? Quanta responsabilità abbiamo noi come categoria e che cosa si può fare? Perché veramente sta sminuendo l'informazione, sta diventando tutta propaganda, non è più informazione. Assolutamente, ma è un po' quello che dicevamo poco fa, che la professione di giornalista è molto cambiata. E secondo me il peccato originale è quello per cui a un certo punto il giornalista non si è più limitato a raccontare i fatti, ma ha cominciato a diventare opinionista. Ora, nulla di male nel farlo opinionista, ma è un altro lavoro. Il giornalista dovrebbe semplicemente raccontare quello che è successo con fonti ben accreditate. Oggi, purtroppo, un po' perché si è mischiato tutto, quindi ciascuno pensa di poter dire la sua, un po' perché non si approfondisce più, perché adesso con internet basta andare a vedere, digiti sul motore di ricerca la parola chiave, quello che si legge si prende per buono, cosa che come prima fase si può fare, internet voglio dire, per fortuna esiste, però magari prima di scrivere un articolo, prima di raccontare, si verifica su più fonti. Noi siamo cresciuti con dei modelli che erano Montanelli, Biagi, cioè un modo di Eh fare già. giornalismo alto, senza considerare tanti altri maestri che ci sono stati, i due che per me sono più significativi. Perché non ce ne sono più? Per questo, perché non esiste più la professione di giornalista come era concepita ai tempi, non ci sono più. Allora, banalmente si può dire, ma questa è una cosa appunto banale, retorica, che loro erano sulla strada tutti i giorni, giorno e notte, in attesa magari di mezza notizia, in attesa di sapere realmente cosa fosse successo. Noi non lo facciamo più, facciamo gli assalti, ma ormai cos'è uno scoop? Non c'è più lo scoop, perché cos'è? Cioè, secondo me dovrebbero cancellare anche questa parola, lo scoop non esiste più. Demode. Lo scoop ci può essere nel momento in cui si conduce un'inchiesta, allora un'inchiesta Ma chi fa personale. ancora delle inchieste come si faceva una Non volta? si fa più anche per un discorso di soldi, però anche lì, vedete, noi spesso diciamo, ma non ci sono i fondi, non ci sono le risorse, i mezzi. È vero, perché sicuramente oggi si fa più fatica, però
Però secondo me perché tanto non conviene più, perché le notizie si possono dare anche solo attraverso quello che ci arriva da internet. Quindi mi dico, perché mandare un giornalista come posso essere io, come puoi essere tu, un altro collega, per 3 settimane a seguire un caso spendendo soldi, risorse, togliendo anche risorse alla redazione, quando magari in 2 giorni ti può scrivere non lo stesso articolo, perché ovviamente sarebbe un articolo molto più scarno e molto più privo di fondamenta. Però l'articolo esce lo stesso, la gente lo legge, il giornale vende, il sito fa un tot di visualizzazioni, la televisione fa audience e quindi non conviene più. È tutto, purtroppo, credo io, che non si. Ormai siamo arrivati a un punto in cui non si può neanche più fare il confronto tra quello che è stato e quello che è oggi, perché sono due mondi assolutamente differenti. Tra l'altro, una volta se tu facevi un'inchiesta scomoda, il tuo giornale, la tua testata ti difendeva. Oggi, fai un'inchiesta scomoda su un'azienda, dicono spostiamo il budget pubblicitario, il tuo pezzo non esce. No, no, no. E poi comunque bisogna stare attenti perché oggi, insomma, sai quante volte a me hanno detto, cioè io ho uno stile di conduzione molto accomodante, molto familiare, ma perché io sono fatta così, quindi mi snaturerei se facessi altro. Hanno provato a dirmi, ma prova a essere un po' più irriverente. E poi chi mi difende? Guardate, bisogna stare Esatto. attenti, nel senso che io, a parte che, per carità, laddove devo dire qualcosa ai miei ospiti, io lo dico, non è che per essere accomodante significa dire di sì a tutto e lasciar Certo, correre se certo. dicono delle cavolate o presunte tali o se esagerano nei toni. Io ho provato anche ad alzare la voce io con chi esagerava in onda, che magari urlava. Però come si fa ad andare contro senza avere le spalle coperte? Cioè io potrei anche, appunto, Si mette no? Don Chisciotte con mulini a vento. Ecco, quindi anche lì è facile dire prova a essere più grazie. Sì, lo faccio, poi vediamo però cosa succede. Forse domani Avvocato non lo pagate lavoro più. voi No, e e poi forse poi mi domani non lavoro garantite, più. esatto. Esatto, quindi insomma, bisogna, non è come una volta, ecco. Senti, ti ringrazio intanto e ricordiamo che comunque il motivo del nostro incontro è stato soprattutto per parlare di questo Visto coi tuoi occhi, che è questo romanzo che parla di Alzheimer, che consigliamo di leggere, visto che poi non ha una spesa così No, assurda, allora, insomma. Visto con i tuoi occhi, è edito da Giuliano Ladolfi Editore. Nelle librerie si trova, dovete ordinarlo, però le librerie ogni tanto fanno un po' i capricci, quindi potete Chiedete. insistere, chiedete. In ogni caso, lo trovate online su Amazon, IBS, tutti i vari siti. Ormai si compra così, quindi non c'è Se la scusa, non volete, l'ho trovato. esatto, se volete mi iscrivete sui social, io sono sia su Facebook che su Twitter, su Instagram, se volete informazioni, io sono a disposizione, vi rimando io all'acquisto. Io pubblico peraltro, se volete seguirmi sui social, sempre le presentazioni, così se magari sono vicino a voi potete venire a seguire. Per il resto parte del ricavato va in beneficenza a questa associazione Amici del Centro Dino Ferrari che si occupa di ricerca, tra le altre patologie anche di Alzheimer, quindi insomma io l'ho fatto soprattutto per Tu hai questo. fatto tutto quello che si doveva, sei stata brava, complimenti. Speriamo, questo lo dovete dire voi. Eh no, io non. No, no, chi si loda si imbroda, si dice così, no? Senti, io ti aspetto per il prossimo, Sì, Tanto siamo qua dietro l'angolo. speriamo, dai, incrociamo le In bocca dita al e lupo, grazie, grazie davvero ma perché figurati. era molto importante, questo poi è il mese ideale, quindi. E quindi, insomma, anche se queste interviste magari la vedranno a dicembre, Sì, però gennaio, febbraio, l'abbiamo fatta a settembre, noi questo siamo stati dicembre. precisi. Va bene, Grazie. grazie, grazie a voi.